A che punto siamo con i vaccini e glielo chiedo per tutta l'Italia. Sì, allora è chiaro che ci sono state, ovviamente ci sono delle regioni dove la situazione, diciamo, la progressione della vaccinazione è più lenta, però a dire il vero sono stati somministrati più di 4 milioni e mezzo di vaccini sui 6 milioni e mezzo distribuiti. Basta considerare che la popolazione, il personale sanitario in gran parte è stato vaccinato, quindi sono protetti. Diciamo, i nostri operatori sono protetti ed è calato drasticamente il numero dei contagi tra gli operatori sanitari. 1 milione dei nostri anziani sopra gli 80 anni hanno ricevuto già una dose di vaccino e quindi in essi è già atteso un calo drastico, grazie a Dio, diciamo, delle infezioni e quindi diciamo, della gravità della malattia. È chiaro che 1 milione su 4 milioni e mezzo è ancora un numero basso, ma nel mese di marzo, con diciamo, l'impiego dei vaccini mRNA nei soggetti diciamo più anziani e fragili, il vaccino AstraZeneca nei soggetti sotto i 65 anni, ci sarà un maggior numero di soggetti anziani e fragili vaccinati, il che significa che diciamo, li stiamo mettendo in protezione. Nel mese di marzo arriveranno molte dosi di tutti e tre i vaccini di AstraZeneca prevalentemente, nel mese di aprile vi sarà un incremento notevole dei vaccini che arriveranno, in più verosimilmente vi sarà l'approvazione di altri vaccini che entreranno nel nostro mercato, quindi non vedo, diciamo, una vaccinazione di massa sempre crescente, direi già da metà di marzo e per il mese di aprile, quindi diciamo, la strada è davvero in discesa. È chiaro che le varianti in questo momento stanno creando il problema principale, ma dobbiamo correre con la vaccinazione. È difficile far camminare di pari passo la salute e la tutela di tutti i cittadini con quelli che sono il malessere e la ripresa economica del nostro paese sotto tutti i campi e sotto tutti i punti di vista. Vi siete dati una scadenza? No, sicuramente sì, ma vedi, nel momento in cui tu hai protetto il personale sanitario, hai protetto diciamo, i lavoratori più esposti. Faccio un esempio per tutti, le forze dell'ordine, ma non ci sono solamente loro, ovviamente. Nel momento in cui tu hai protetto anziani e fragili e hai raggiunto una protezione di gregge di queste categorie, si osserverà sicuramente, a patto che non ci sia una nuova variante che eluda il vaccino, vi sarà un calo drammatico, immediato, del numero di ricoveri di coloro che a causa di questa patologia perdono la vita. Il che significa poter ripartire con maggior sicurezza, perché protetti loro, il resto della popolazione continua a lavorare, protetta sempre con la mascherina, sempre con la distanza e quant'altro, ma senza, diciamo, la preoccupazione che un paziente in un RSA o un nostro nonno possa prendere il virus e morire perché, grazie a Dio, è protetto dal vaccino. Grazie, buon lavoro. Sono un attimo.